22 migranti accolti a Brovello Carpugnino, incontro conoscitivo con gli abitanti, aiuteranno la comunità. Il lago di Antrona, prossimo all'esondazione, chiusa la strada nuova, per raggiungerlo si percorre quella vecchia. Pasquale Folchi ha giurato giovedì sera davanti al nuovo consiglio comunale di Crodo, suo vice Marco Dresco. Minazzi bis a Cannobbio, ieri sera il primo consiglio comunale, presentata la nuova squadra, Cavalli vice sindaco. A Domo 23 architetti di 13 paesi del mondo studiano come riprogettare il Rosmini e rendere accessibile ai disabili il Calvario. Al via da sabato la stagione estiva del Teatro Maggiore sarà dedicata al fascino del tempo e delle fasi della vita. Una buona serata dalla redazione di Vicea Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. 22 migranti sono stati accolti a Brovello Carpugnino tramite l'associazione che già gestisce l'ostello di Verbania. L'amministrazione comunale ha organizzato una serata di incontro con gli abitanti a Graglia Piana. I migranti stanno già dando una mano alle necessità del comune. La domenica ci ha avvisato la prefettura, appunto, che sarebbero arrivati 23 migranti nel nostro territorio. Siamo andati subito a conoscerli tutto. Abbiamo organizzato questo incontro perché l'obiettivo è parlare subito con la popolazione, chiarire com'è la situazione e vedere, appunto, quello che si può fare nel miglior modo possibile per integrare queste persone. Io ho già parlato con tutti loro, si sono resi già disponibili ad aiutare il comune, perché noi siamo un comune molto piccolo. Abbiamo sicuramente bisogno di una mano per tenerlo pulito, per aiutare le signore anziane, per andare a fare la spesa. Loro si sono già resi disponibili. Già il secondo giorno ci hanno dato una mano a smontare i cartelloni elettorali. Insomma, l'obiettivo è far sì che queste persone vengano accolte, vengano considerate a tutti gli effetti dei cittadini e ci aiutino a migliorare, appunto, il nostro paese, il nostro comune. Io mi occupo della loro gestione, delle loro pratiche quotidiane e sono da noi da circa luglio, poi chi più o meno, perché alcuni sono arrivati a settembre, chi ottobre, quindi quasi un anno che sono già sul territorio. E 27 già lavorano. E per quindi, quando dico valore aggiunto, è proprio questo, perché loro hanno necessità di lavorare, hanno la voglia di lavorare e non hanno voglia di combinare guai, e la cosa che vogliono è trovare un po' di tranquillità e di integrarsi, sì. Il lago di Antrona, prossimo all'esondazione, chiusa la strada nuova, per raggiungerlo si percorre quella vecchia. L'acqua sfiora la dighetta tra il lago e la strada nuova per Antrona Lago, chiusa in via precauzionale al transito l'arteria dopo il bivio per la località Ronco. Per raggiungere Antrona Lago occorre percorrere la strada vecchia, alternativa in direzione località Arvina e proseguendo verso il lago. Come potete vedere dalle immagini, l'invaso è decisamente pieno, così come le dighe di Camplicioli e quelle a monte che a cascata scaricano. Abbondanza di acqua dovuta alle frequenti precipitazioni di queste settimane e allo scioglimento della neve. Da qui la necessità di chiudere la strada per la possibilità di esondazione del lago. Ultime ore di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica e lunedì a Verbania. Ieri sera feste di chiusura per gli aspiranti sindaco. Si è chiusa con due feste nelle piazze principali di Intra la campagna elettorale dei candidati al ballottaggio Gian Domenico Albertella e Riccardo Brezza in vista della sfida di domenica e lunedì. Il primo ha scelto Piazza Ranzoni per un aperitivo all'insegna del motto Verbania merita. Brezza invece in Piazza San Vittore ha organizzato una pericena scegliendo il colore blu con il suo slogan "Il vento soffia ancora". Per entrambi la festa con chi ha preso parte attiva alla lunga campagna elettorale che condurrà all'ultimo duello. E poi in tutte e due le piazze un momento di divertimento e di tifo con la partita della nazionale contro la Spagna e i campionati europei sul maxischermo. Un'occasione anche per scaricare la tensione dopo i tanti appuntamenti, gli incontri e gli impegni degli ultimi mesi. Per il ballottaggio di Verbania si voterà domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo, quindi nel tardo pomeriggio si conoscerà già probabilmente il nome del prossimo sindaco della città.
La nostra programmazione alle 20.30 questa sera al posto del Sasso nello Stagno. Trasmetteremo la puntata di Extra con il faccia a faccia tra i candidati al ballottaggio Gian Domenico Albertella e Riccardo Brezza. Lunedì pomeriggio poi seguiremo lo spoglio delle schede in diretta dalle 15.30 con collegamenti dai comitati dei due candidati per annunciarvi in tempo reale il nome del nuovo sindaco di Verbania. Dopo le elezioni nei comuni dove si è votato in questi giorni, stanno insediandosi i consigli comunali. Giovedì sera è successo a Crodo. Il neosindaco Pasquale Folchi ha nominato Marco Dresco suo vice, Sergio Alberti Violetti assessore. Come prevede il protocollo, si è tenuta la seduta di insediamento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il programma è piuttosto corposo e impegnativo. Abbiamo al primo posto sicuramente l'ambiente, abbiamo poi tutta una serie di iniziative legate a eventi, vedi per esempio sull'acqua da implementare e migliorare. Abbiamo un progetto che è il coinvolgimento della cittadinanza con l'istituzione di consulte. Le consulte saranno dal prossimo consiglio probabilmente approvate, dopodiché saranno operative per appunto coinvolgere associazioni e tutti coloro che vogliono dare una mano al territorio. E avremmo voluto già organizzare e indire il consiglio in una sala un po' più ampia questa sera. Il prossimo consiglio si svolgerà in una sala un po' più capiente, proprio per dare la possibilità a più persone di partecipare. Purtroppo ci sono dei regolamenti ai quali dobbiamo per forza ottemperare, per cui stasera siamo qui in sala consigliare, prossima volta sarà un'altra parte. Allora, giunta sarà vice sindaco Marco Dresco e assessore Alberti Violetti Sergio. Ora andiamo a Cannobbio, dove le urne dell'8 e 9 giugno hanno riconfermato il sindaco uscente Gian Maria Minazzi. Tempo di insediamento anche per l'assemblea municipale del centro dell'Alto Verbano. Minazzi bis a Cannobbio, ieri sera al primo consiglio comunale, il rieletto sindaco al Teatro Nuovo ha presentato la sua squadra tra riconferme e nuovi nomi. Vice sindaco è Mauro Cavalli, già in giunta lo scorso quinquennio, assessore a bilancio, tributi, turismo, illuminazione e cimiteri. Assessore a protezione civile, patrimonio pubblico, viabilità e sport, Giorgio Bertolazzi, new entry. Completano la giunta Gregoria Preiata, già consigliere delegato, assessore a politiche sociali, servizi alle persone, commercio e gemellaggio, e Ludovica Merola, albis come assessore a istruzione, politiche giovanili e ambiente. Il primo cittadino Gian Maria Minazzi ha tenuto per sé personale, polizia urbana, frontalierato, lavori pubblici e urbanistica. I consiglieri delegati Elisabetta Cascili, capogruppo di maggioranza alle deleghe per cultura, teatro, spettacoli e manifestazioni. Ambra Ferrari, deleghe per associazioni, welfare di comunità, frazioni e digitalizzazione. Ermanno Mazza è il presidente del Consiglio Comunale. Il sindaco Minazzi ha ringraziato tutti i cittadini, ha parlato di una vittoria ampia, oltre le aspettative, frutto del lavoro della passata amministrazione, che ha ringraziato il 75% dei voti e una grande responsabilità, ha concluso augurando buon lavoro alla nuova squadra. E ora ad Arona, dove il neo sindaco Gusmeroli ha riconfermato fiducia a due assessore uscenti, si tratta di Marina Grassani e Monia Mazza. Marina Grassani, dopo anni di esperienza in consiglio comunale e come assessore, adesso addirittura vice sindaco. Sono grata e onorata e porterò tutta l'esperienza di questi anni, iniziati nel 2009 con la prima campagna elettorale, con il mio quinquennio da consigliera con incarico e successivamente l'assessorato al welfare e pari opportunità, per fare al meglio e ricoprire al meglio il ruolo che mi è stato conferito. Monia Mazza, superassessore, avrà un carico molto molto pesante sulle spalle.
Sì, diciamo che questa è l'ennesima sfida e sono molto orgogliosa. Ho accettato la sfida perché è nel mio stile farlo sempre e ringrazio ovviamente tutti quelli che mi hanno votato e sostenuto durante questa campagna che mi hanno permesso di arrivare fino a qui. Vi abbiamo già detto dell'investimento triennale che Omegna intende fare alla voce asfalti. Il sindaco Berio, conscio dei sacrifici chiesti alle associazioni in tema di stanziamenti, annuncia un piano di investimenti per migliorare la città. L'amministrazione comunale di Omegna investe per migliorare la situazione delle strade, un piano asfalti da 200.000 euro all'anno per 3 anni, con un'ulteriore aggiunta di 50.000 euro con il progetto Tappa Buche che verrà fatto nel mese di luglio. Un intervento richiesto da tanti quartieri che mettete in terra. Sì, diciamo che noi vogliamo caratterizzare un po' questo ciclo amministrativo, e l'abbiamo detto più volte, da un'azione molto coraggiosa e molto generosa sul piano degli investimenti. Questo è un primo passo, ne annunceremo degli altri su strutture e infrastrutture della città. Abbiamo chiesto un sacrificio ai cittadini, abbiamo alle associazioni, insomma abbiamo tagliato un po' la spesa corrente, siamo riusciti però nell'obiettivo di mantenere i nostri impegni, soprattutto per quanto riguarda la restituzione dei mutui accesi in passato, e quindi questo ci consentirà nei prossimi anni di liberare delle risorse molto importanti per fare gli investimenti che Omegna attende da tantissimi anni. A Domodossola è in corso l'annuale incontro internazionale degli architetti promosso dall'associazione Canova, di recente diventata una fondazione. L'evento è per i professionisti una grande opportunità di confronto e per la città una chance per nuovi progetti. Architetti provenienti da tutto il mondo, da oggi a domenica, ospiti della città di Domodossola nell'ambito della 3 giorni promossa dalla Fondazione Canova, un'iniziativa che ha avuto come main partner Pediacop, le fondazioni CRT, Cariplo e comunitaria della VCO. A confronto dunque esperienze e idee diverse per riorganizzare gli spazi del Collegio Rosmini e l'accesso al Sacro Monte Calvario per persone con disabilità. Sarò molto curioso di sapere le loro reazioni di questa cosa. Domani lo presentiamo in cartaccia, ne parliamo di questo progetto, voglio anche farli visitare fisicamente, andiamo su a vedere sul posto e vediamo cosa viene fuori con questo discorso. I 23 architetti provenienti da 13 paesi oltre a vivere la città di Domodossola lavoreranno nelle aule di fisica, astronomia, nel chiostro del Collegio Domese, nell'antica biblioteca, e studieranno la Via Crucis e il complesso del Collegio Rosmini. Domenica 23 alle 17 l'auditorium della scuola media Florianini di via Terracini ospiterà una conferenza aperta al pubblico. I professionisti avranno anche la possibilità di visitare in questi giorni il villaggio laboratorio di Gersh nel comune di Montecrestese, un nucleo di antiche case realizzate con tecniche tradizionali locali in pietra, luoghi trasformati proprio dall'associazione Canova, oggi diventata fondazione, con l'obiettivo di mantenere in vita la storia e il patrimonio rurale del posto. A noi piace dire custodire il passato e costruire il futuro, e di storia e di evidenza ce n'è moltissima in Ossola, quindi sia che si tratti di architettura rurale o vernacolare o di espressioni architettoniche storiche più importanti, sicuramente sono beni che vanno così tutelati. Per i 25 anni dalla scomparsa di Mario Soldati a Orta, nei giorni scorsi la proiezione del film Orta Mia è una mostra dedicata alle prime edizioni delle sue opere, che resterà allestita al Palazzotto fino a domenica. Sabato sera un appuntamento speciale. 25 anni fa moriva Mario Soldati, un grande artista, un grande scrittore, un uomo che ha saputo veramente fare di tutto e ha rappresentato una bella fetta della cultura del nostro paese. Mondadori lo ha ricordato, lo ricorda ancora oggi attraverso la sua fondazione. Ma che cosa ha rappresentato Mario Soldati per la letteratura italiana?
Beh, Mario Soldati è stato un apripista, uno straordinario apripista. Ha cominciato giovanissimo, a 21 anni era già un talento, era già laureato con Lionello Venturi, sapeva già scrivere meglio e più di Federico Zeri e di Sgarbi. Quindi aveva già indagato tutta la grande pittura. Grazie alla sua indagine sulla pittura viene chiamato a insegnare alla Columbia University e quindi è il primo italiano che va oltre oceano. Quando torna, torna proprio qui, torna a Orta, torna a Corcogno e per 2 anni scrive. Cosa scrive? Scrive America Primo Amore, un grande romanzo di viaggi ispirato a Walt Whitman. Oggi uno dei più importanti scrittori italiani, Eraldo Affinati, nel suo nuovo libro di che cosa parla? Delle grandi città e a chi si ispira? A Mario Soldati. Quindi Mario Soldati apripista non soltanto negli anni 20, negli anni 30, ma fino a oggi, fino nel nuovo millennio. Un grande omaggio con una mostra con le sue opere. Sì, Asilo Bianco è molto onorato anche di avere come partner la Fondazione Arnaldo Mondadori, perché in realtà questo progetto nasce da un incontro a Miasino, a Villa Nigra, presente Paolo Verri, in cui ci proposto questo 25 anni della morte di Soldati e noi ben volentieri abbiamo abbracciato questo progetto. C'è la mostra di libri e di altri ricordi di Mario Soldati, sì, che resterà qui al Palazzotto di Orto fino a quando? Fino il 23, quindi in realtà non avete molto tempo, per cui vi invito a venire nei prossimi giorni. È aperta al pomeriggio, ma ci saranno una serie di eventi serali organizzati dall'amministrazione, tra cui una serata con fuochi d'artificio sabato, chiamata Notte Romantica, per cui vi invitiamo davvero a venire a Orta e visitare la mostra, quindi il Palazzotto sarà aperto in quell'occasione. Sabato 22 giugno con Pirati, Gladiatori e Supereroi, la musica da Oscar di Hans Zimmer, inizia la stagione estiva al Teatro Maggiore di Verbania. Saranno protagoniste la musica e la danza legate dal filo rosso dell'età e del terzo tempo della vita. Al via la stagione estiva all'insegna della musica e della danza nella cornice dell'arena e negli spazi del Maggiore, un progetto dedicato all'età e al tempo che trascorre in modo diverso in ogni fase dell'esistenza dell'essere umano. Si comincia sabato 22 giugno alle 21 con Pirati, Gladiatori e Supereroi, la musica da Oscar di Hans Zimmer. Altri appuntamenti il 10 luglio con il concerto di Elio e le storie tese, il 14 luglio Alessio Boni, Omar Pedrini con 66-67 in un repertorio dagli anni 60 a oggi, il 19 luglio Barba Live, il live show di Luca Barbareschi con il linguaggio potente della musica della band di Marco Zurzolo, il 25 luglio si chiude il cartellone con gli Inti Illimani insieme a Giulio Wilson con i brani che li hanno resi celebri e quelli del nuovo disco Agua. Il terzo tempo della vita sarà raccontato attraverso Age Pride di Lidia Ravera, che andrà in scena il 1 luglio alle 21 con Alessandra Faiella, domenica 30 giugno nella Sala Blu del Maggiore alle 14.45, il laboratorio di 75-90 minuti curato da Emanuela Giordano, regista dello spettacolo Age Pride. L'ho rubato a Lidia Ravera, il titolo di questo suo romanzo, L'orgoglio dell'età, una cosa a cui io tengo tantissimo, perché secondo me gli artisti sono artisti rimangono giovani a qualsiasi età e gli artisti che avremo quest'anno sono la dimostrazione, nonostante alcuni superano gli 80 anni, ma dentro sono dei meravigliosi, pazzi, simpaticissimi ragazzi. E poi anche in questa edizione grande spazio alla danza. Si rinnova questo appuntamento della settimana della danza con ospiti internazionali, una bellissima settimana che parte con Dancing Glass, una produzione del teatro eccezionale, e continua con un lavoro immersivo fuori nell'arena estiva per poi approdare al Gala della Danza con ospiti veramente di grande rilievo. Service del Lions Club Omegna a favore delle nuove generazioni, 2 borse di studio per gli studenti di VCO Formazione. Il Lions Club di Omegna a sostegno delle giovani generazioni con un service specifico che consentirà e consente già ad alunni meritevoli di godere di borse di studio per proseguire
il loro percorso all'interno appunto delle scuole. Sì, abbiamo voluto quest'anno promuovere questa iniziativa, un service nuove generazioni, non solo per ragazzi delle scuole superiori, ma anche per VCO Formazione, una presenza significativa sul nostro territorio, qui a Domegna e a Gravallona Toce, soprattutto perché è l'ambito territoriale del Lions Club di Omegna, e abbiamo voluto consegnare due borse di studio di 300 euro l'una a questi ragazzi, che una delle ragazze premiate ha finito il suo percorso scolastico, quindi entrerà nel mondo del lavoro, un'altra ragazza invece ha ancora un anno, e sembrava giusto dare un riconoscimento anche a questi ragazzi che seguono dei corsi molto legati al lavoro e alle aziende presenti nel nostro territorio. Una bella testimonianza di vicinanza da parte del Lions Club per una realtà importante come VCO Formazione. Oggi siamo qui, abbiamo consegnato le due borse di studio a una studentessa di Omegna per quanto riguarda servizi all'impresa, è una studentessa di Gravellona per quanto riguarda la scuola panificatori pasticcere, che è un po', diciamo, nostro orgoglio, ma non solo, ogni specifica specialità che abbiamo nella VCO Formazione è un orgoglio per tutto il VCO. Siamo allo sport, torniamo sulla 60esima edizione del Rally Valli Ossolane, celebrata la vittoria di Caffoni e Grossi, spazio ora anche agli altri protagonisti. I numeri uno sono loro, ancora una volta, per la nona volta, con tutte le vetture possibili quest'anno. Celebrata la nona sinfonia di Caffoni e Grossi, non vanno dimenticati tutti gli altri grandi protagonisti del 60esimo Rally Valli Ossolane. Sul podio, insieme ai due uomini record, la coppia Carmellino-Tirone. Il pilota assesiano ha corso un bel valli, aperto con un 3,60 clamorosamente bello nella prova spettacolo sul bagnato, dove ha messo in mostra le sue doti di ghiaccista. Il podio, con due vittorie nelle speciali di Druogno e sulla seconda Cannobina, è ampiamente meritato. Bravissimi Igor Iani e Nicola Pugliani, talenti purissimi che iniziano a prendere la mano anche con macchine ben più potenti di quelle che usano nelle categorie giovanili del tricolore. Un terzo posto per loro che pare un balcone sul futuro. Non può mancare nella top 10 Fabrizio Margaroli, il popolare Pioda in coppia con Max Minazzi ha avuto qualche problemino alla sua Fabia, ma di certo ha onorato alla grande e come sempre la corsa che ha vinto due volte. Quinto posto per la Subaru Impresa del tre volte tricolore Andrea Crugnola con Luca Succi. Si sono divertiti, hanno divertito ed hanno portato sulle strade dell'Ossola una vettura icona che ha fatto il pieno di scatti fotografici. A chiudere la top 10 Peruccio Carboni, sesti, Pizio Simonini, settimi, che hanno vinto la Domobianca 365 e la prima Cannobina dando risalto alla loro gara, ed infine Bracchi Fancoli, Massimo Margaroli con Vairoli e Rolando con Ciocca. Dodicesima piazza per il duo Laurini Zeffiretti, quindicesimi Fradelizio con Daldini, sedicesimi Giudice Fatichi, diciassettesimi Zanazio con Beltrame, ventunesimi Pastore e Tarrano. Sfortunati il pirata Bocchio ed il varzese Bruni, che in momenti diversi della gara rompono e devono fermarsi. Una veloce occhiata alle principali classi: Sabatini e Pasini sono primi in classe WRC con la Citroen C3, Calvetti e Conti vincono la classe Super 2000 col Peugeot 207, Petrucciani e Roberti dominano tra le Super 1600 con l'ormai storica Clio, Gabriel Di Pietro con Giovanni Manfredini sono primi in classe N4. Lo spazio è tiranno e per tutti gli altri vincitori basta un click sul nostro sito. Una citazione finale a Valeria Marini: la sua presenza ha portato qualche polemica pretestuosa, noi invece diciamo che è stata una ciliegina sulla torta di una edizione storica del Rally Valli Ossolane, ben confezionata dagli Zagami, che altrettanto meritano un applauso. Passiamo ora alla corsa con i risultati di Eco River Run che si è tenuta nei giorni scorsi a Gravellona Toce. Il calendario delle corse podistiche amatoriali ludico-motori è entrato nel vivo e gli appuntamenti ormai si susseguono a cadenza bisettimanale. Martedì si è tenuta a Gravellona la nona edizione di Eco River Run, organizzata da SD Gravellona VCO in collaborazione con VCO in Corsa.
partenza e arrivo sulla pista di atletica Angelo Petrulli della Boroli, con percorso interamente sulla ciclopedonale della riva destra del fiume Toce, con il suggestivo doppio passaggio sulla passarella alla foce del torrente Strona e giro di boa intorno al Monte Solarolo. Un piccolo rilievo del Piano Grande, comunemente detto anche Montagnetta. 200 i partenti giunti sulle rive del Toce per una sgambata in una serata finalmente estiva, che con la loro partecipazione hanno contribuito all'acquisto da parte degli organizzatori di attrezzature per la pratica dell'atletica leggera, rivolta al settore giovanile che conta un centinaio di giovani atleti. Pur non essendo competitiva, la sfida con gli amici rimane sempre, e primo al traguardo è giunto Andrea Geddo con una manciata di secondi su Pietro Giavina. Terzo a poco distanza il giovane Davide Moglia, quindi il veterano Mauro Bernardini e Luca Mazza a chiudere la top 5. In campo femminile la prima ad entrare al Boroli è stata Stefania Termignoni, seguita a pochi secondi dalla giovanissima Alessia Pozzi. Quindi le instancabili Martina Rigoli, Federica Cerutti e Chiara Cerlini, quasi sempre presenti alle corse serali in calendario. E per il momento è tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata con le nostre trasmissioni.